Lo so che vi può sembrare strano pensare che qualcuno può essere felice in un campo di concentramento. Però Anna era felice quando ci stavano portando nel campo olandese subito dopo l'arresto. D'altronde era stata rinchiusa per 2 anni in quelle mura e finalmente poteva stare fuori. Poteva stare fuori come quei signori lì all'aria aperta. Anna questo l'amava tanto. I bollettini della guerra erano buoni. Inglesi e americani avanzavano dalla Francia e noi eravamo sicuri che sarebbero arrivati in tempo. Ma a settembre invece ci hanno detto che ci avrebbero mandato subito in Polonia. Così gli uomini vennero spediti in un campo e le donne in un altro. Io andai ad Auschwitz e loro a Bessen e poi a gennaio fummo tutti liberati. Ma eravamo in pochi a essere sopravvissuti e la guerra non era ancora finita. Ci mettemmo molto tempo per tornare a casa perché i soldati ci portavano ora di qua, ora di là. Cercavano in qualche modo di tenerci sempre dietro le loro linee perché così non eravamo più sicuri. E mi ricordo che ogni volta che si fermava il convoglio e eravamo a un raccordo, un crocevia, noi scendevamo subito per poter raggiungere il prima possibile gli altri gruppi. E la prima cosa che ci domandavano era da dove venivamo, se eravamo stati a Besse o Mauthausen o se eravamo stati a Buchenwald. Ci chiedevano subito della loro famiglia, dei mariti, delle mogli, dei figli. Ed è così che ho saputo della morte di mio marito. È così che ho saputo anche di Margot, di Van Damme, di Peter e di Dassel. Ma per Anne speravo ancora. Su di lei nessuno era riuscito a dirmi niente. Così ieri sono andata a Rotowold perché ho avuto delle informazioni. Ho incontrato una donna che è stata con Anne insieme a Bessen. E ora so. C'è una frase sul diario di mia figlia che mi ha colpito particolarmente. E in qualche modo mi fa sentire anche impotente, colpevole. E quando scrive che malgrado tutto io credo profondamente all'intima bontà dell'uomo. L'intima bontà dell'uomo. Mi si stringe il cuore ogni volta che leggo quelle parole.